Bene, sono le 20 e 38 minuti, adesso ci colleghiamo con Piazza 20 Settembre a Fano, dove le sette forze politiche che hanno promosso l'iniziativa denominata Io firmo per la salute fra poco consegneranno al sindaco Massimo Seri le firme che hanno raccolto in questi mesi. Siamo in collegamento con Lino Balestra. Buonasera Lino, vedo già che è arrivato il sindaco di Fano. Sì, buonasera Simona, buonasera telespettatori, il sindaco di Fano è qui, le rappresentative dei gruppi e naturalmente delle liste civiche che hanno promosso questa iniziativa sono tutti presenti, ma non parlerà nessuno di loro, ci sarà un portavoce che adesso sentiamo e quindi assistiamo alla consegna di queste firme, ricordiamo 1600 per la mozione e 3800 per il referendum. Fra poco partirà un video esplicativo per immagini che spiegherebbe in modo appunto intuitivo, secondo il decreto Balduzzi, che cosa avverrebbe in ogni caso e nel caso appunto dell'ospedale unico o eventualmente se le cose rimangono così come stanno. Allora, sindaco, lei è qui, c'era qualche dubbio sulla sua presenza, lei è voluto esserci e quindi riceverà a brevi mano queste firme. Cosa accadrà adesso? Beh, io intanto penso che sia giusto che un sindaco sia presente, che un sindaco rappresenta una città e deve ascoltare tutti i cittadini. Il tema della sanità è un tema che sta a cuore a tutti, tutti sono per la difesa della sanità. Ci sono posizioni diverse, c'è chi vuole mantenere le due strutture, chi vuole una nuova struttura, ma un sindaco che rappresenta tutto è giusto che ascolti e sia presente. Quando dei cittadini, anche delle organizzazioni, anche forze politiche di opposizione, è giusto che ci si confronti e che ci sia. Poi, per quello che mi riguarda, la mia posizione è nota, io sono per difendere il Santa Croce e per una nuova struttura, però finché questo non arriva, e ovviamente io ho una posizione ben precisa sulla sua ubicazione, ma anche questa presenza di tante persone, il movimento significa che è una città che vuole essere ascoltata, che vuole svolgere un ruolo e che non vuole che le decisioni passino sopra la testa della gente, sopra la testa della città. E io condivido questa posizione. Per cui è normale che un sindaco sia a raccogliere delle firme che sono state raccolte nei giorni, che sono anche la volontà di tanti cittadini, come ci sono tanti altri cittadini che hanno una visione diversa. Però ecco, io penso che la gente apprezzi il fatto che io sia qui. Qualcuno magari che pensava che non partecipassi, ma siccome anche a me la sanità sta veramente a cuore, e un sindaco, al di là delle posizioni, deve cercare di capire quale sia la scelta più giusta anche nel contesto che viviamo per tutelare una città, un territorio e la gente che si rappresenta. Ecco, c'è una nota diffusa dall'ANSA questo pomeriggio di Matteo Ricci che dice che, insomma, Muraglia è un sito, insomma, palpabile e soprattutto appetibile da questo punto di vista. Ma guarda, onestamente io dico, abbiamo la sfortuna di avere il posto migliore. I posti baricentrici per le due città sono posti che purtroppo non hanno le caratteristiche, e non lo dice un sindaco, ma lo dicono tutti i tecnici e tutti gli elementi che emergono, anche dalla stampa di oggi sono emersi elementi che mettono in discussione quei siti. Io ho presentato, e c'è un consenso ampio, e sono convinto anche delle persone che hanno raccolto le firme, perché sono preoccupati che si possa fare una scelta sbagliata, ed hanno ragione. Il sito migliore, senza dubbio, è quello di Chiaruccia, per motivazioni oggettive che non sto a elencare, che stanno scritte in tutti gli atti che io ho inviato anche alla Regione, per cui è bene che la gente faccia sentire la sua voce anche in posizioni diverse, però è una città che vuole svolgere un ruolo e vuole tutelare la salute, ma soprattutto non vuole che le decisioni passino sopra la testa di tutti. Bene, grazie sindaco. Allora, per insomma, portare avanti questa serata ci pensa Tommaso Mazzanti, che parlerà come portavoce di tutte e sette le rappresentative che hanno raccolto le firme. Qual è il messaggio che voi date questa sera dal palco? Noi abbiamo voluto organizzare questa manifestazione come primo coronamento di un percorso che è durato un mese ed è un percorso che ha visto una partecipazione torrenziale e veramente travolgente di cittadini ai nostri banchetti che sono venuti a firmare in 1600 per la nostra mozione popolare e in 3800 per il nostro referendum, sfondando quindi di tantissimo il minimo che è previsto dallo Statuto Comunale e dai regolamenti per appunto proporre questi documenti. E ovviamente siamo contenti del fatto che il sindaco sia voluto essere con noi.
questa sera, anche se la pensa diversamente da noi sull'ospedale unico, però è importante comunque che il sindaco che rappresenta una comunità venga ad ascoltare una comunità, e quindi alla fine, insomma, di questa manifestazione gli consegneremo anche le firme, perché poi ovviamente questo percorso non si chiude stasera ma va avanti, andrà avanti presto con la presentazione della mozione popolare in consiglio, che speriamo avvenga il prima possibile, in modo da fermare appunto l'ospedale unico il prima possibile, e poi per il referendum a ottobre, che cercheremo di far svolgere ad ottobre in concomitanza con il referendum costituzionale, per risparmiare sui costi della consultazione. Bene, grazie Tommaso. Quindi referendum a ottobre forse, e dalla piazza è tutto. Restituisco la linea allo studio e a te, Simona.